Carissimi ascoltatori, oggi ho qui con me un ragazzo che fa parte di un duo fantastico. Voglio presentarvi però questo duo in una maniera molto particolare. Come sapete, a me piacciono tantissimo i cantanti emergenti e soprattutto piacciono proprio i cantanti che hanno qualcosa da raccontare di estremamente profondo. Vi presento oggi la Scapigliatura. Ma ve la voglio presentare con una frase che fa parte di un loro testo, del loro inedito Margherita. La frase dice: "E quando scopriremo che solo peccando avremo svelato il mistero del mondo." Oggi, qui con me, con immenso piacere, ho Niccolò della Scapigliatura. Ciao! Ciao, ciao, Enrica, piacere mio. Allora, cosa ci racconti? Beh, hai scelto un bel ritornello, insomma, che un po' esprime l'essenza anche un po' di quella che la Scapigliatura a osare per scoprire, no? Solamente facendo quelle cose che sono considerate un peccato, o comunque quantomeno adesso peccare nel caso della canzone aveva un significato anche diverso, però in generale quelle cose che non si dovrebbero fare, sono provato a far quelle e uno riesce a capire l'essenza di se stesso, della vita e del mondo, quindi hai colto nel segno. Parlaci un po', insomma, di questa collaborazione con tuo fratello, no? Come ho detto, voi siete un duo, Niccolò e Jacopo. Quando nasce questa collaborazione? Noi in realtà suoniamo insieme da sempre, abbiamo sviluppato competenze artistiche diverse, nel senso che io ho studiato, l'unico strumento che ho studiato è la batteria, quindi ho più una competenza ritmica, mentre lui ha studiato il pianoforte, quindi ho più una competenza armonica. Negli anni abbiamo suonato insieme in tutti i modi, dalla band punk liceale, no? Dove facevamo punk estremo, fino a altre situazioni, come appunto la Scapigliatura, che in realtà nasce discograficamente al secolo, diciamo, al mondo, un anno fa, esatto, il 7 di aprile dell'anno scorso siamo usciti con questo disco e prima non avevamo mai eseguito queste canzoni dal vivo, non avevamo mai, anche perché appunto nel disco abbiamo suonato tutto noi, dalle battere ritmiche appunto agli strumenti più armonici, quindi non c'era la band, non c'era una situazione che in qualche modo avesse già fatto sì che noi potessimo girare un po' come la Scapigliatura, cantare questi pezzi, raccogliere dei fan, eccetera. E quindi è stata proprio una cosa nuova, buttarsi completamente all'interno di questa cosa, abbandonando un po' le cose che stava facendo precedentemente, perché lui sta in Francia, sta facendo un dottorato, io sto a Milano, sto finendo l'università e in più ho sempre suonato con altri artisti, con altri artisti, quindi diciamo la Scapigliatura nasce 2 o 3 anni fa, quando abbiamo detto mettiamo insieme i pezzi, ma nasce veramente un anno fa, esatto. Però il 2015 non è stato un anno, diciamo, importante soltanto per l'uscita del disco, ma anche perché avete vinto il premio, la targa Tenco, giusto? Esatto, sì. Infatti è stato pazzesco perché comunque come opera prima noi siamo usciti ad aprile, dopo pochi mesi avevamo già vinto la Targa Deco che comunque raccoglie tutti i dischi dell'anno, per cui è stata proprio una soddisfazione immensa nell'anno in cui era dedicato a Guccini, insomma, un anno sicuramente indimenticabile. Parlaci un po' del singolo Margherita. Beh, un po' ce l'ho il dubbio, però non volevo andare nei dettagli. Margherita è stata forse una delle canzoni che ha rimesso in piedi la Scapigliatura, cioè ha messo in piedi la Scapigliatura, come ti dicevo prima, io e mio fratello abitiamo distanti, lui sta a Lione, io sto a Milano e avevamo già delle canzoni che aveva scritto lui, delle cose che invece avevo scritto io, che poi abbiamo modificato insieme, eccetera, però avevamo già delle idee che negli anni avevamo buttato giù, ma non c'era ancora niente di nuovo che dicesse lanciamoci in un progetto. È uscita Margherita e da quella abbiamo detto no, ma è bella, facciamo anche delle altre. E quindi la canzone ha un po' quel senso di poi in realtà racconta una storia d'amore, nel modo, cioè che è una storia anche più banale se vuoi, tra 2 persone che si conoscono, che si frequentano, poi lei lo lascia e lui resta da solo. Però la cosa bella è che a me ricorda molto il primo anno di università, quando ho conosciuto appunto questa Margherita che rappresentava un po'
la mia provincialità lombarda, no? Perché arrivo a Milano, mi traghetto, mi aveva un po' in qualche modo così stuzzicato l'immaginario, anche così fatto completamente cambiare gli orizzonti, e quindi la bici senza freni, sono tutte cose che sono veramente accadute, è veramente anche accaduto che lei un giorno è scomparsa completamente, ecco. Poi adesso ci Oddio. sentiamo, dopo la canzone, diciamo, è anche si è ammorbidita, però un giorno con l'altro proprio è scomparsa completamente, anche la frase, no, di quella la ragione che ti ho scritto da ammazzarmi, vedo tutti i pensieri strani, perché comunque non ne sono mai capito perché, ma sei scappato. Progetti futuri? Perfetto, allora in bocca al lupo e io ti ringrazio per essere stato qui in mia compagnia a Radio Smeraldo. A presto, ciao Nicolò! A pomeriggio con il talento, un autore, un cantante, un artista. Oggi qui con me Ermal Meta. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Tu come stai? Beh, io sono in tua compagnia, quindi per me è un onore e un piacere. Incominciamo subito perché i tuoi fan sono curiosissimi. Io per prima sono molto curiosa, di sapere qualcosa in più, quindi iniziamo subito l'intervista. Prima di tutto, parliamo insomma di questo singolo, che uscirà. Perché proprio questo singolo? Esattamente il perché, o meglio, il perché ce ne sono tanti. Volevo dirti: è una canzone spensierata, una canzone che parte da delle premesse di un mondo che non ci piace, ma anche se è un mondo che non ci piace del tutto, scandisce il ritmo della nostra vita. Quindi viviamola e pensiamo sia il meno possibile, perché comunque il tempo va e non torna indietro. Quindi il 18 maggio, se non sbaglio, uscirà il singolo. Il 20 maggio Il uscirà il 20 singolo. maggio, Il perfetto. 18 maggio io giocherò allo Stadio Olimpico in qualità di calciatore scarso nella nazionale Wow! cantante. E Allora come te, scusate. saremo lì a sostenerti anche per questa vita calcistica, per questa carriera. Grazie. Benissimo, tornando un po' indietro nel tempo, ti ho presentato come un autore, no? Solitamente, quando si ascolta una canzone, si pensa poco a chi l'ha scritta. Quando ci siamo resi conto che dietro ad alcuni testi c'eri tu, almeno io sono rimasta spiazzata. Cioè, tu sei l'autore di canzoni come Straordinario di Chiara, oppure di canzoni addirittura di Braccialetti Rossi. Com'è stato avere queste collaborazioni? Ma è stata una cosa molto, molto naturale in verità, però la parola autore in Italia non rappresenta soltanto l'autore del testo, ma rappresenta autore in senso generico, quindi il testo della musica. C'è questa opinione diffusa che io scriva solo testi, ma in realtà non è così. Scrivo anche, ma soprattutto, musiche. Poi mi piace molto scrivere anche testi, ma è un altro tipo di discorso. Nel momento in cui io mi approccio alla scrittura di un pezzo con qualcun altro, per qualcun altro, non cambia nulla in realtà, non cambia nulla perché la scrittura è comunque scrittura. Dopo, in seguito, si capisce e decido se darla, se dare quella canzone a qualcun altro o tenermela per me. Le collaborazioni sono sempre molto naturali, devono essere naturali perché devono partire da un punto di vista umano, quindi quando mi sono trovato a collaborare con Emma, con Marco Mengoni, con Renga, con Patti Pravo, eccetera, è stata una cosa molto naturale. Bene, parlaci un po' invece della tua esperienza sanremese, no? Hai presentato oggi le favole sul palco dell'Ariston e sei stato tanto apprezzato, tant'è che infatti hai vinto il premio RTL. Sì, esatto. Beh, sono molto, sono stato
radiofonico, dalla radio più ascoltata in Italia, insomma, è una cosa che fa molto piacere. Ecco, poi le canzoni in gara erano tante, si è praticati tra i giovani, quindi ecco, mi ha reso orgoglioso. L'esperienza in sé è andata molto bene, è stata ricchissima di incontri umani, professionali, di tantissime interviste, di tante corse da una parte all'altra della città, di bronchite in corso anche. C'è stato praticamente di tutto, noi ci siamo fatti mancare di tutto. Immagino, Quindi, insomma. no, è stata molto bella. Perfetto. E tra i progetti futuri, invece? Allora, io sto portando avanti un progetto molto, che mi piace molto, che reputo molto interessante. Si chiama Prove Aperte, cioè le persone vanno a vedersi un concerto, ok? Quando sono davanti a un palco, guardano un concerto, uno spettacolo finito. Ma ad un certo punto la domanda che io almeno mi faccio è: ma cosa c'è prima del concerto? Cioè, cosa accade? Come si prepara un live? Come fanno tutti ad essere coordinati così perfettamente in modo tale che lo spettacolo non risulti gradevole, piacevole, a volte addirittura perfetto? C'è un gran lavoro in sala prove, però questo lavoro molto spesso si fa a porte chiuse. Io invece ho voluto fare il contrario, ho voluto aprire le porte. Abbiamo fatto questo esperimento a Milano, dallo studio di Enrico Ruggeri. C'è stata una presenza incredibile di persone perché, insomma, abbiamo fatto per 3 giorni un turnover di 15 persone ad ogni ora per 8 ore al giorno. La cosa è stata incredibile perché vedere la curiosità delle persone, che magari in una sala prova ci sono anche mancati, perché io da musicista lo do per scontato, nel senso ci sto da quando ho 15 anni in una sala prova, quindi lo do per scontato, ma c'è chi non c'è mai entrato. E vedere la curiosità e gli occhi accesi delle persone che si trovano in sala prove, non tanto quando si suona, ma quando si parla, quando ci si confronta, quando ci si mette d'accordo su come fare la parte, no? Cose che a volte possono apparire addirittura in un'altra lingua. E quella è una cosa che mi colpisce sempre molto, la curiosità delle persone mi colpisce sempre molto, perché viviamo in un mondo che è sempre meno curioso, è sempre più curioso, e c'è una ricerca spasmodica della notizia, ma semplicemente per averla, semplicemente perché è facile, ma la curiosità reale tende sempre a venir meno, sempre un po' di più. E io ho voluto lanciare questa, chiamiamola piccola sfida, cioè quanti di voi saranno curiosi, verranno in sala prove, quanti di voi mi faranno delle domande? E sono stato molto sorpreso, tra l'altro a Milano sono venute persone da ogni parte d'Italia, da Cagliari, da Roma, da Caserta, da Trieste, è stato un delirio. Adesso siamo altri 4 giorni a Roma, 21, 22, 23, 24, della stessa esperienza, e anche qui, insomma, le prenotazioni non sono mancate, perché ovviamente è tutto gratuito, quindi uno va sul sito, deve andare sul sito della Mesca, semplicemente, che è la mia etichetta, mescamusic.com, e là ci sono tutte le info per potersi prenotare. Naturalmente è un numero chiuso perché non si può fare altrimenti, ma non si tratta di un concerto, ecco, si tratta di un'esperienza diversa legata alla musica. Questa cosa diventerà anche un programma televisivo più avanti. Insomma, ci sono un sacco di progetti in ballo. Poi quest'estate inizierà finalmente il tour, dove, insomma, ci saranno parecchi concerti. Ci sono delle sorprese anche lì, ma non voglio svelare. No, no, l'effetto sorpresa, insomma. Bene, io ti ringrazio per essere stato in mia compagnia qui a Radio Smeraldo. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Evviva il lupo, grazie. Ciao Ermal, buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie per essere. Questa puntata oggi finisce qui. Io ringrazio ancora i miei ospiti, gli mando un grandissimo bacio e soprattutto ringrazio voi ragazzi per averci ascoltato anche oggi in questa nuova intervista. Io vi aspetto sul nostro canale YouTube di Radio Smeraldo, quindi mi raccomando, iscrivetevi per rimanere sempre al passo con tutte le nostre novità. E vi aspetto anche su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale, perché infatti ci saranno nuovi concorsi e nuove possibilità di conoscere i propri idoli. Quindi io, Federica, vi aspetto su Radio Smeraldo con i nostri programmi. Ciao ragazzi, buona giornata!